Finalissima Super Cup. Blue Line Junior contro New Generation. 0-0 il risultato. In occasione del tutto speciale, la sintesi durerà 10 minuti. Almeno per questo primo tempo, poi riprenderemo sicuramente il collegamento del secondo. Adesso Chucky mette al centro, non ci arriva di pochissimo, Perrone, Sofalotico, palla in movimento, riesce bene l'arbitro Dario Volpe. Comunque il fallo laterale a favore dei Blue Iron adesso. Scala, ancora Basile. E Scala, ancora una volta toccata la palla in avanti. Fallo laterale ancora le Blue Iron. Balletta centralmente, costretto a tornare sui propri passi, serve Runga, ancora per Balletta. Balletta da dietro a centrocampo, il tiro sballatissimo, finisce sul fondo. Riparte dalle mani di Tepi, quindi al centro per Scala che si gira benissimo, poi serve Chucky. Chucky tocca il pallone quel tanto che basta per liberarsi del suo uomo, poi se l'era allungato troppo, finisce sul fondo. Falotico ancora, si porta il pallone in fallo laterale. Perrone. Ancora Basile, non riesce nell'impatto. Teti! Jacopo Teti. Ancora Chucky. Il destro, il pallone non gira neanche su se stesso, finisce sul fondo però. Ci ha provato Andrea Esposito. Chucky. Poi Balletta. Strano, come scende con la linea di rete, come sale? Allontati, difficile. C'è sempre. Ancora Chucky, scatenatissimo sulla fascia destra, mette al centro, Scala, il tiro a incrociare. Il pallone finisce direttamente in fallo laterale, ma l'arbitro non ha ritarguito il fallo su Chucky, perché ha concesso il vantaggio dato la posizione di Alessandro Scala davanti alla porta. Ancora Perrone, Perrone anticipato da Scuotto. Poi Sorrentini, ancora per Scuotto. Scuotto, il passaggio tra le linee, anticipa benissimo Perrone che riparte per i suoi, però purtroppo non riesce a tenere il pallone in campo, se la prende con lo stesso, lo allontana. Fossi anche i tifosi sul... Di Brisco a cercare Sorrentini, anticipa poi benissimo. Ancora Scala, Scala arriva davanti alla porta, il tiro di punta esterna. Runga in due tempi, serve ancora Balletta. Ancora Di Prisco, poi Chucky, mantiene il pallone in campo, ancora Andrea Esposito, Chucky, Chucky, scende sulla fascia, anticipato di pochissimo in calcio d'angolo, ma era impazzito Chucky Esposito. Palla al centro, Carlo Coppola. Tiene il pallone in campo Chucky ancora. Per Basile è troppo lunga la palla. Finisce sul fondo. Runga. Ancora Balletta. Poi Sorrentini. Il tiro, poche le idee della New Generation. In panchina ancora Gentile, il capitano, l'uomo dal più alto tasso tecnico della compagine della New G. Adesso Falotico ancora, il fallo laterale, serve indietro Scuotto. Scuotto ancora il tiro da fermo in pratica, finisce senza preoccupazioni per il portiere Teti sul fondo. Serve ancora Chucky che però non riesce a impattare dopo aver lasciato scorrere il pallone. Balletta sta facendo sicuramente buona guardia su di lui, ma Chucky già ha offerto buonissime prestazioni. Adesso Sorrentini, Carlo Coppola colpisce il pallone con la mano, viene ammonito dall'arbitro, accetta l'ammonizione con un ok, consapevole del proprio sbaglio.
Lo puoi anche testare. Questo non è rimediato. Sì. Sorrentini, la lunga rincorsa. Il tiro ribattuto. La maledetta. Perrone. Dalla cavolo. Perrone ancora, centralmente. Serve Scala. Scala tocca di punta al centro, forse troppo arretrato il pallone. Adesso ancora Sorrentini si va a chiudere. E infine il fallo laterale. E a favore della New Generation, ancora Scotto. Scotto cerca di far girare sul fallotti, quando ci vado ancora bene la Scala, che poi mi mette il pallone in avanti, infine guadagna un calcio d'angolo a favore di Blue Island, che si tengono ancora in avanti. Perrone, lo stop, il tiro ed il gol di Riccardo Perrone, quindi porta i suoi 1-0. Bellissimo lo stop di Riccardo, Riccardo Perrone, in posizione sicuramente precaria. Poi festeggia. Dopo aver portato il pallone sul destro, è stato bellissimo il tiro di controbalzo nel set. Vasile, un po' più veloce, dai. Grazie. Sostituzione in campo, entra Taglia la Tela. Gentile anche per la New G. Adesso Falotico ancora, pallone sull'esterno, guadagna un fallo laterale, mo' di azione rugbistica, porta avanti i suoi. Oggi va il rugby dalle due. Sì, in senazione. Bellissimo. No, lo stesso con l'Ana pure c'è Giovanna. Ovvero, oh, Napoli Salerno 46, Napoli 46. Bravo. Falotico ancora per Scotto. Il pallone gira! Sembrava però sulla traiettoria il pallone. Sul pallone Jacopo Teti. Sbagliato il passaggio, adesso ancora a Balletta. Centralmente il tiro. Dario. Forse il pallone gli è rimasto un po' troppo sotto. Io vicino alla porta li faccio però togliere. Però comunque Salvatore! Salvatore! Vincenzo, non state bene. Non protestare! Non palleggiare con i coglioni! Gentile mette il pallone al centro. Non state bene, allontanati, grazie, di lato. Di lato. Guardami. Non mi rimane la tela. Falotico. Ancora Perrone, poi porta il pallone avanti. Infine aveva subito fallo. Ed arguisce benissimo Dario. Dario Volpe, l'arbitro. Grazie Camagli, c'è testa di sciuro là. Gianni, vieni a fumare qua. Vieni a fumare di qua. Gianni, giù. L'unico a entrare. Tela sul pallone. Il tiro ribattuto dalla barriera, poi Scotto senza complimenti mette in fallo laterale. Sono andati bene i bambini sui distinti che siano a piedi pallone. Ancora Taglia la Tela, ribattuto il pallone. Poi Jacopo Teti nella sicurezza più totale. Ancora Carlo Coppola, centralmente per Domenico Taglia la Tela, la fa girare benissimo su Riccardo Perrone. Prova il dribbling, ottimo su Di Prisco, che poi torna in posizione e mette il pallone in fallo laterale. A favore ancora di Blue Island, che hanno surclassato, almeno per questa prima porzione, gli avversari. Riccardo Perrone, poi Gentile, colpisce il palo in pratica, in fallo laterale. Pallone ritorna in campo, Gentile anche lui, povero di idee quest'oggi. Non abbiamo ancora in pratica visto toccare il pallone in maniera decisiva come ci ha abituato più e più volte. Adesso ancora Di Prisco, in fallo laterale, Scala, Taglia la Tela, si gira benissimo. Il tiro di Taglia la Tela! Si distende Ronga, ma non tocca, anzi no, tocca, scusatemi, sbagliato io. Sai dove puoi andare? Calcio d'angolo a favore dei Blue Island. Ciachi al centro, colpisce ancora di testa Falotico, poi Carlo Coppola sbaglia lo stop, recupera ancora il pallone, Balletta, un erroraccio anche da parte sua, poi una serie di rimpalli lo favorisce infine Balletta, il passaggio Perrone. Ottimo l'intervento in fallo laterale. Facci vicino a Dondele di quadrato. Dov'è il 10? Balletta al centro ancora una volta, troppo tesa la palla, non ci arriva nessuno. Fallo laterale a favore di Blue Island, che gestiscono sicuramente la situazione in maniera del tutto migliore rispetto agli avversari. Poi ancora Perrone, fa girare su Taglia la Tela, allarga benissimo su Carlo Coppola, che però è pressato da Di Prisco. Coppola costretto a tornare sul destro, poi Coppola esce alla grandissima e infine cerca di servire
Chucky. Perde il possesso nei confronti di Balletta, ma poi lo recupera ancora una volta Chucky, scende sul centro. E infine il passaggio si è rivelato essere sbagliato perché ribattuto dalla difesa avversaria. Ancora Alessandro Scala, una serie di Veroniche al centrocampo, infine lo portano a guadagnare soltanto un fallo laterale. Si chiama ancora quest'ultima azione a favore di Blue Alan con Perrone che serve ancora, taglia la tela tra le linee a cercare Chucky che si allarga benissimo, porta il pallone sul destro, Chucky il tiro a incrociare, Runga in due tempi, mantiene il possesso, Balletta. Balletta ancora per Scutto centralmente, il passaggio di Di Prisco, infine la deviazione di Carlo Coppola e in fallo laterale a favore dei New Generation che quindi finisce fallo laterale. Si chiama ancora un'azione, Gentile recupera il possesso palla, Gentile tiene ancora, guarda indietro Balletta, anticipa ancora benissimo Domenico, taglia la tela centralmente, serve Chucky, troppo lungo il pallone, finisce sul fondo. Ancora Balletta centralmente per Scotto, ancora una volta pressata però per Scotto, Falotico scende sulla destra, Alessandro Scala interviene perfettamente nel possesso palla e guadagna anche fallo laterale grazie a un rimpallo che lo favorisce. Poi Scotto, dopo il mancato intervento da parte di Domenico Taglialatela, che commette un fallo. Domenico correva e purtroppo non è riuscito a fermarsi nel momento in cui, preso fuori tempo, l'avversario l'ha saltato in maniera decisiva. Avanti alla palla, oh! Adesso Balletta, un po' dolorante Balletta. Anzi, se ne incarica Gentile questa volta. Sistema la barriera, Jacopo Tetti. Esce anche quel tanto che basta. Poi Gentile allarga su Scotto. Scotto sbaglia lo stop, poi stava perdendo il pallone in... Il passaggio bellissimo da parte di Taglialatela, Perrone, ancora Perrone, in mezzo a due! Riccardo Perrone, 2-0, grandissimo gol di Riccardo Perrone. Bellissimo davvero, ancora una volta festeggia. Grazie Riccardo. 2-0 per i Blue Island. Su questo gol direi che possiamo chiudere qui il collegamento, ma è un ottimo Riccardo Perrone, un saluto a tutti i tifosi dei Blue Island e dei... Prendiamo il collegamento fino alla fine con la finale Super Cup, New Generation contro Blue Island Junior, 3-3 il risultato per il momento, dopo il primo 2-0 di Perrone. Quanto al cambio! Falotico e Balletta hanno portato i New Generation al pareggio, poi Basile aveva illuso i suoi e dopo un errore di taglialatela Sorrentini ha approfittato per il pareggio, il 3-3, che quindi ci porta a questo risultato momentaneo. Nel pronostico temporale possiamo vedere ancora delle cose belle, sicuramente al centro. Oh cazzo, no, anche non sta scherzando, allora no, Scala al centro, poi Balletta, vai dove ancora Balletta per il New Generation, scende il definito alto sul sinistro, poi ancora Sorrentini e infine Tetti, Jacopo alla cieca in avanti, Carlo pallone in fallo laterale, oh, Balletta ancora per Scotto. Dov'è? Scotto. E Luca. Sorrentini. Fallo laterale a favore di New Generation. Ancora Mario Sorrentini sul pallone. L'autore del 3 a 3. Domenico! Balletta. Ancora Carlo Coppola. Basile. Allarga a cercare da Gelatela. Troppo corto il passaggio. Scotto. Senza complimenti rimette davanti. Poi ancora Carlo Coppola. 3 minuti, Maurizio. Ma cominci prima tu, fan presso! Maurizio, sta in down! Ancora Perrone!
cercare Scala. Perrone centralmente, si porta il pallone sul destro, poi in due lo chiudono, ma tiene ancora il pallone Scala. Ciachi per Basile, Ciachi in mezzo a tre, cerca di sfondare, non gli riesce. Balletta ancora per Di Prisco centralmente, ancora a servire Balletta, lo fa correre al centro alla cieca, il pallone finisce. Massimo, meta, Italia 3, Nuova Zelanda 0, finisce sul fondo. Dai tutto, sono gli ultimi tre. Il pallone, dai tutto. Il pallone finito sul fondo, di fare un bello. Come sul fondo? Nelle erbe del Lindale. Bello, quanto male. Atti 8, 8, 8. È una decina di minuti. Ma no, al video. È col video che mi... Ma io oggi mi manno i cazzo. Ma giù, ma sto qua. È finito. Vabbè, finiamo con questo. Ok. Jacopo Teti. Falotico, anticipa. Poi Di Prisco ancora. Gentile cerca il passaggio laterale. Poi Ciachi. Ciachi se ne va velocemente. Ciachi lascia sul posto il tuo avversario. Poi Runga il due tempi, mette il fallo laterale. Perché 2 minuti? 5 minuti, 8 minuti, ma è 8 minuti, è che sono gli ultimi 8 che si cade. Perché ha già fatto il filo? Ancora un cambio. Che viene? Balletta. Gentile, ancora Balletta. Di Prisco, il tiro! Finisce sul fondo. Si è mangiato il gol del vantaggio. Cambio, cambio! Maurizio! Oh, Maurizio! E corre, che corre! Siamo al piede. Bravo! Teti, ancora per Carlo Coppola. Centralmente Perrone. Alessandro Scala adesso si porta il pallone sul sinistro con la sola. Ancora su Falotico che lo recupera. Di Prisco subisce il fallo, era vicinissimo all'arbitro Dario Volpe che porta in alto il cartellino giallo sul viso di Perrone per l'ammonizione. Falotico, Scotto di punta, finisce a fondo la palla, non aveva impensierito nessuno. Scotto, Teti, ancora la palla di taglia laterale in avanti, poi Balletta, serve ancora Runga per ripartire in maniera cauta. Poi Scotto in mezzo al 2, ancora il passaggio laterale per Balletta. Balletta sbaglia il passaggio, poi taglia la tela, recupera centralmente il pallone, taglia la tela, taglia la tela, taglia la tela, si porta il pallone sul destro a incrociare Runga. Oh, Marcia, adesso prima dei rigori. In due tempi, ancora Balletta. La palla in avanti, infine finisce sul fondo. Ormai le idee sono davvero, davvero poche, quelle di Dario New Generation. Teti taglia la tela, allarga su Ciachi che cerca il passaggio lungo. Falotico osserva Scala stare fermo, poi Balletta ancora. Balletta lungo, il dribbling ancora per Gentile, il tiro ed il gol di Balletta. Era un grandissimo gol quello della New Generation, che si porta quindi a pochi minuti dalla fine sul 4-3. Ragazzi, silenzio. 4-3, grandissimo gol di Balletta che porta in vantaggio i suoi. Sono stato smentito in maniera clamorosa, avevo appena detto poveri di Dem, è stata bellissima la sortita offensiva da parte della New G, che quindi adesso si trova 4-3, forse troppo pesante il carico di responsabilità sulle spalle di questi giovani Blue Island che hanno fatto davvero di tutto, hanno davvero dato a vedere. Ragazzi, strillate più in là per favore. Il tiro adesso di Ciachi, poi Falotico rimette in avanti. Carlo Coppola, l'ultimo baluardo. Ancora Carlo Coppola centralmente. Ciachi sbaglia lo stop, poi recupera il possesso. Ancora Ciachi, fermo, taglia la tela, si porta il pallone in avanti. Il tiro di taglia la tela, ancora Runga, un calcio d'angolo, una bolgia.
esce Carlo Coppola, nessun difensore in campo, la scelta di Cimmino. Sai, Teddy! Teddy! La roba, la roba! Al centro, Runga, con calma. Mantiene il possesso palla Runga, con l'esperienza di un giocatore fatto. Poi lunghissima. Ciachi di testa, rimette ancora in avanti per i suoi. Gentile, sbaglia lo stop, taglia la tira, recupera ancora. Poi serve Perrone che incespica un po' sul pallone, poi mantiene il possesso, ancora Scala. Scala mantiene il pallone, poi è costretto a tornare sui propri passi, si accentra ancora Scala. Il tiro deviato da la punta di Gentile, Marunga in un tempo. La punta. Gentile ha deviato il pallone, ignoranti. Balletta. Ancora a servire Gentile. Mancheranno 3-4 minuti, credo. Sì. Ah, ce l'ha potuto fare, vai giù! Ancora Domenico taglia la tela. Scala. Centralmente, subisce fallo, si ferma, quindi l'arbitro non concede il vantaggio. Poi taglia la tela ancora. A servire Basile, sbaglia lo stop Basile. Pallone portato in avanti in fallo laterale. Ancora Domenico taglia la tela. Tra i 4 e i 5 credo. Domenico taglia la tela, povero di te. Andrei, ma io caro sti giocando prima. Non buonissima la prestazione oggi di taglia la tela oggi. Ancora Gentile. Mantiene benissimo il pallone Gentile. Raddoppiato. Guadagna il fallo laterale Gentile. Ancora il passaggio per Di Prisco. Di Prisco al centro. Teti. Perrone. Adesso Riccardo ancora Perrone. Ciachi si porta il pallone sul destro, poi se lo allunga forse troppo, lo tiene in campo ancora Ciachi, il passaggio al centro deviato, un calcio d'angolo. Ancora palla al centro, Scala non riesce a tenerlo in campo. Basile sbaglia lo stop, ancora Balletta, un fallo laterale, è rigore, è rigore, è rigore, sentono urli da me. Ancora Domenico taglia la tela, Basile sbaglia lo stop a seguire, il pallone finisce sul fondo. Ragazzi, un passo indietro per favore. Ancora Teti. Vai Teti, va! Teti, no Teti. Taglia la tela. Ma dai, Perrone. È Perrone, qua taglia la tela. Incredibile. Ma sta fuori, sta fuori! Sta fuori! Di punizione. Mamma mia. Attenzione, attenzione, calcio di punizione. Vogliamo il tricolore. Tira sul pallone la possibilità di rimediare all'errore che ha portato i vantaggi suoi. Barriera umana davanti. Ragazzi, dovete stare un attimo. Domenico, spugna il tuo gol. Spugna il tuo gol. Taglia la tela, lunga rincorsa. Il tiro. Il gol di taglia la tela. E la voce a mezzo al campo. Grandissimo pareggio di taglia la tela, che quindi porta il risultato su 4-4. Ma ci sono ancora minuti da giocare. È esploso lo stadio. Tutti in porta! Vai, ci vincoranno, io da Giacchè! Forza avanti! Da me! Da tre! Perché? Perché? Maurizio, ti girò! Ti girò! Non me lo butto! Correntini, il tiro ribattuto in fallo laterale. Sono ultime le azioni adesso. Sorrentini ancora. Passaggio a cercare Balletta. Lascia scivolare sul fondo. Partita piena di emozioni. Poi c'è il passaggio laterale. L'arbitro fischia la fine. Pareggio.
la partita terminerà ai calci di rigore. Vediamo qui con le gambe. Di tuo, batti o pari. Jenny, batti o pari, pari. Pari. Para, para. Così si è deciso, signori. Saranno i Blue Island a iniziare i calci di rigori. 4-4 risultato. Maurizio Basile sul pallone. Basile, la rincorsa, fuori, prende il palo esterno Maurizio Basile. Bravo, bravo, bravo. Non fa niente. Ha schierato per un niente Maurizio Basile, il miglior attaccante. Sicuramente non è questo l'errore che comprometterà il suo campionato. Balletta per New Generation. Il gol. Il balletta. Errone sul pallone. 1-0 per il New Generation. Secondo rigore, errone, fuori. Sbaglia anche Verrone. Se segnasse Scotto porterebbe i suoi sul 2-0. Scotto, il gol ancora nello stesso angolo di prima. 2-0 il risultato. Terzo rigore. Andrea Esposito, Ciachi sul pallone, un campionato perfetto il suo. Difficile fare di meglio. Fuori. Incredibile. Incredibile davvero. Terzo rigore di Prisco sul pallone. E se segna, E se segna? Se Di Prisco segna, i New Generation potranno coronare il sogno. Fabri. Scusate, errore, Di Prisco era uscito fuori, quindi non varrà per lui il calcio di rigore. Tira Falotico. Se segna Falotico. La parata di Teti, che tiene quindi ancora in gioco i Blue Island. Taglia la tela, il quarto rigore. 2-0 il risultato. Il gol. 2-1. Quarto rigore anche per... Se segna Gentile. Il gol. La New Generation vince la Super Cup 2010-2011. Andiamo. Complimenti ragazzi, complimenti a tutti. Va bene, gli diamo il collegamento e ci vediamo per la premiazione. Buonasera. Buonasera, presidente. Si picchiano questi due. Andiamo, c'è sconcertato. Tutte sul porco. In maniera sportiva salutano i New G. Riprendiamo per la premiazione.